certo orario. Camerati, ho preferito telegrafare perché non amo le ispezioni segrete. D'altronde sarebbe stata una mancanza di fiducia in voi, che siete le forze vive della nazione. Eccellenza, grazie. A nome di tutti vi dico grazie. Ho portato con me anche la mia signora, che non aveva mai visto questa parte dello stivale. È un grande onore. Giancarla. Prego, signora, le valigie serio. Ecco qua. Prego, mia moglie e la moglie del segretario politico. Eccellenza, mi sono permesso di contravvenire a una sola delle istruzioni contenute nel vostro telegramma. Non vi ho fissato il posto in albergo. No, mia moglie ed io saremmo onoratissimi se voi e la vostra signora accettaste di essere ospiti a casa nostra. Tu che ne dici, Giancarla? Beh, Pepi, io direi di sì. E sia. Grazie, eccellenza. Prego. Mi hanno detto che da queste parti c'è l'olio buono, è vero? Sì, è vero. Però non è giusto, eh? Un gerarca come lei che viaggia in terza classe. Viaggio in incognito. Arrivederla, dottore. Arrivederci. E grazie. Buon viaggio. Grazie. È libero, reverendo. Sì, grazie. Ma che scherziamo? Ci ha dato l'impero. Ha ristabilito l'ordine in tutte le piazze. Ha fatto dell'Italia una nazione rispettata in tutto il mondo. E questi sono fatti. Scusate. Prego. Caro Duci, tengo 56 anni e in vita mia non mi ho mai affacciato a una finestra, datosi che vivo in una grotta con rispetto parlando peggio del presepio. Ora ti chiedo se posso avere una casa, non tanto per la casa ma per la finestra, che non ne ho mai tenuta una. Me la puoi dare, datosi che mio figlio è caduto in Africa e non è più tornato, lasciandomi vedovo del tutto. Caro Duce, ora che sto proprio solo vorrei avere alquanto meno una finestra, per mettermi affacciata e pregare per te, che ce n'hai tanto bisogno. Mi firmo Gallicchio Lorenzo, fu Euplio Andrea.